un regalo bellissimo ad un prezzo bassissimo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ci occupiamo di una frangia un po' diversa dell'arte della creatività, il confezionamento. Molto spesso capita che dobbiamo fare dei pensierini, che siano delle bomboniere o dei pensierini per più persone, e capita anche di non avere disponibilità economica enorme e di conseguenza ci scervelliamo su come non dover buttare i nostri soldi, perché molto spesso a piccoli budget ci sono soltanto piccole cose stupide da regalare. Oggi vi faccio vedere come fare un regalo con 3,50 euro circa, che sia comunque un regalo bello, durevole. E capirete dopo il perché della mia faccia e soprattutto che possa essere un pensiero gradito, fine ed elegante. Confezioneremo infatti delle piccole piantine grasse, delle succulente, in modo da renderle un cadeau davvero prezioso per la persona a cui lo regaliamo. Io ho approfittato del fatto di dover fare i regalini di fine anno per i professori, il pensierino di fine anno per i professori, e la classe non volendo spendere un'enormità, un po' per non mettere in difficoltà i professori, un po' perché non è il momento di spendere soldi, regali, ma giusto per voler augurare buone vacanze ai professori, abbiamo optato per delle piantine grasse. Questo pensiero va benissimo anche per delle bomboniere, che siano delle bomboniere carine, che possano vivere insieme a noi e non siano il solito suppellettile da dimenticare nel fondo di un cassetto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere una piantina grassa come bella si fa. Occorrente per creare delle bomboniere barra pensierini per cene estive molto molto carini con delle semplici piantine grasse. Ho trovato queste piante grasse a poco meno di 3 euro da regalare, ma regalarle così non mi piace. Allora ho pensato un modo molto carino per regalarlo che andasse bene anche per le cerimonie come bomboniera. Vediamo insieme cosa ci occorre. Una pianta grassa, dello spago, questo qui un telo decorativo, questo qua proprio in juta, lo trovate in tutti i negozi di belle arti, ma anche da molti cinesi. E poi una bustina sempre dello stesso colore naturale e un pennarello bianco ad acrilico. Io userò questo. Iniziamo subito. Una pistola per colla a caldo e relativa stecca. Come prima cosa prendiamo la nostra tela e prendiamo la misura del vasetto. A me interessi che il triangolino della tela arrivi qua. Taglio un quadrato di juta, così elimino l'eccesso, prendo la mia piantina, che è proprio una bellissima piantina grassa, e pongo al centro il mio vasetto. E adesso con un punto di colla a caldo faccio in modo che la juta si attacchi al vasetto. Prima davanti, poi giro il vasetto. E anche dietro così. Quindi spingo dentro questa parte, tiro su quest'altra così, di conseguenza punto di colla a caldo anche sul laterale, poca colla, perché così non rischiate di bruciarvi, e appiccico e poi anche sui lati e al centro. E tiro su e faccio lo stesso movimento anche dall'altra e vi faccio rivedere. Guardate che graziosa già così, ma non abbiamo finito. Prendiamo del laccio di corda e giriamo più e più volte attorno al nostro vasetto.
quando siamo soddisfatti, facciamo un bel fiocchetto. Se vogliamo, qui possiamo fare anche i nodini. Con un punto di colla facciamo in modo che il nodino si fissi. E vi consiglio anche di dare un punto di colla sul retro. E voilà, la prima piantina è pronta. Non è un amore? Adesso però c'è da preparare il sacchettino. E adesso decoriamo anche la busta. Qui faccio una bella pala di fico d'India da cui parte tutta la pianta. È il sole torrido della nostra Sicilia. Voilà! E da questo lato l'ho fatta semplice semplice così, mentre da quest'altra parte scriverò semplicemente buone vacanze. E poi, una volta asciutto, ripasso col bianco su tutto per renderlo un po' più a risalto. Fronte retro pronti, confezioniamo la nostra piantina. E adesso vediamole tutte quante belle e pronte. Eccoci qui pronti, la busta con all'interno già una bella piantina e le altre ancora da confezionare. Guardate che bella la busta personalizzata. Questa è per la classe, per i professori della classe di Enzo. Buone vacanze dalla prima D. E infatti è la classe che le sta regalando. E poi voilà, le piantine una ad una confezionata. Ora ditemi se non sono un amore, ditemi, rifatele anche voi da regalare. Quando non volete spendere tanto o non potete spendere tanto e volete fare comunque bella figura, basta un po' di creatività e un po' di natura, fa pure rima. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao. Ora ditemi se la confezione non è un amore. Anche la particolareggiatura del sacchettino con la personalizzazione, piuttosto che quel poco di juta che serve per confezionarla, che non deve essere per forza juta, può essere una stoffa, uno scampolo, potrebbe essere anche del jeans vecchio o uno scampolo di un vestito, di una camicia vecchia, qualunque cosa abbiamo in casa e possa essere riutilizzata per confezionare, per vestire la nostra piantina. Basta veramente poco per rendere elegante qualcosa e soprattutto è il pensiero iniziale che deve essere fine ed elegante. Il modo per spendere pochi soldi anche oggi esiste. Siamo molto abituati alla comodità, allo spreco. Questi sono dei piccoli video che vi servono per esercitare la creatività, anche del risparmio, senza rinunciare a quella che è l'eleganza e il buon gusto. Spero che questo video quindi vi sia utile per un futuro. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione. Vi aspetto tutti in libreria con Il ricettario dell'arte, il mio libro in cui vi svelo tutti i segreti per creare i materiali per le belle arti, e vi aspetto su tutti i miei social, YouTube,
Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti, Facebook, TikTok, Instagram, insomma dappertutto. E sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, il mio canale di lifestyle. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi. Ci diamo appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta ed arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!